Io sono Anna. New Body Planet, sono Rossella. Sono Monica. Sono Valentina. Ci occupiamo del front desk e dell'area commerciale della New Body Planet, perché il movimento è... Viva! Analisi politica ed importanza della comunicazione politica al giorno d'oggi. Sono questi i due punti su cui si è basato l'evento organizzato dall'associazione Cavasia presso il complesso monumentale di San Giovanni. Ieri pomeriggio, spazio alle impressioni di settembre di Claudio Velardi. Una raccolta di pillole quotidiane in podcast e poi in versione cartacea, sulle quali hanno discusso con l'autore esponenti del panorama politico e culturale del territorio, come il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ed il presidente dell'associazione Cavasia, Eugenio Canora. Siamo nella fase preliminare di costituzione dell'associazione. In un primo momento abbiamo voluto ascoltare gli enti, le associazioni, la città. Ora invece facciamo un'analisi un pochino più politica e questo anche serve nella fase di costituzione identitaria di un'associazione. L'associazione sta nascendo, stiamo ragionando sugli elementi da inserire all'interno dello statuto, del regolamento associativo, e leggere il libro di Claudio Velardi, Impressioni di settembre, è un primo passo per noi, perché ci permette innanzitutto di confrontarci con alcune forze politiche e poi anche per ragionare da un lato della situazione politica attuale a livello nazionale e anche dell'importanza della comunicazione politica, perché ne abbiamo parlato anche nell'evento del 10 novembre. Per noi il marketing territoriale e la comunicazione politica sono centrali, perché le cose non solo devono esistere ma devono anche essere ben comunicate. Questo titolo fa riferimento alla mia gioventù, perché tanti anni fa uscì questo disco della premiata Forneria Marconi che si chiamava Impressioni di settembre, che è una canzone bellissima e che si concludeva, il testo della canzone si concludeva dicendo il giorno come sempre sarà, e cioè intendendo dire che comunque poi vanno le cose, no? Nella vita, nell'esistenza, l'alba spunta sempre, il giorno arriva sempre. Allora, in occasione delle elezioni che sono tenute il 25 settembre, io ho pensato di fare questo podcast titolandolo così, un po' perché mi pareva carino e poi perché appunto anche nel primo podcast io ho detto poi comunque vadano a finire le cose, comunque andranno a finire le elezioni, il giorno come sempre sarà, quindi non c'è da drammatizzare più di tanto. Nel mio podcast e poi nel libro che ho tratto dal podcast io ho raccontato la campagna elettorale, prendendo spunto dalla campagna elettorale per fare delle mie riflessioni. Ora siamo a novembre, si è insediato il governo, però i problemi che io avevo messo al centro delle mie riflessioni in campagna elettorale non sono cambiati, non sono risolti, i problemi stanno sempre là. Cioè anche se abbiamo un governo che secondo me è bene che vada avanti e che funzioni, perché è interesse dei cittadini che un governo funzioni, però abbiamo un sistema che invece non funziona, è sconnesso, perché infatti già a due mesi a un mese dall'insediamento del governo cominciano le prime frizioni tra gli alleati e quindi noi non sappiamo se in realtà questo governo sarà stabile o no. Secondo lei quanto è cambiato, se è cambiata la comunicazione appunto politica attuale? Beh, decisamente sì, sono cambiati i soggetti della comunicazione, quelli che una volta erano i partiti storici organizzati, che oggi sono diventate macchine più di potere che portatori di grandi idealità, di grandi passioni, di grandi valori, come era alle origini. Poi sono cambiati gli strumenti della comunicazione, l'avvento soprattutto del digitale, i social, determinano una velocizzazione della comunicazione che non sembra un fatto positivo. Quando vedo politici che passano le giornate a fare post, tweet, mi chiedo qual è il tempo che loro dedicano a fare cose utili per loro stessi e per la società. E quindi c'è una prevalenza di un mondo artificiale, questo non è un fatto positivo. Con il libro di Claudio Velardi, la città di Cava dei Tirreni riapre nuovamente le porte al ciclo di eventi culturali e sociali dopo lo stop forzato causato dalla pandemia.
Riprendiamo finalmente, riprendiamo dopo questo lungo stop, ahimè, dovuto alla pandemia, con l'associazione Cavasia e insieme a In Libertà, un'altra associazione qui cavese che nel corso degli anni ha portato a Cava tante personalità, ha avuto il modo di presentare tantissimi libri. Riprendiamo questo ciclo e lo riprendiamo col libro di Claudio Velardi, ma ci saranno sicuramente tantissimi appuntamenti da qui ai prossimi mesi. La nostra promessa, la promessa culturale che vogliamo fare alla città è di portare almeno un appuntamento al mese in città con autori di rilievo che possano darci contezza di quello che è il panorama letterario italiano, saggistica piuttosto che anche romanzi di un certo spessore, in modo da rendere vivo quella che è la partecipazione della cittadinanza.